altro driver di casa che vuole fare lo scambetto ai più titolati driver che gli partono davanti. Nicolas, come si vive questa gara per un quartiere di mese come te? La gara di casa ci sono per qualità. Noi vogliamo far bene, sono i piloti che sulla carta sono più forti di voi, ma noi daremo il nostro massimo e vediamo com'è. Vediamo nel tempo, dovremo vedere un po' la gara. Qual è la prova speciale per te più importante, quella dove ti senti di poter giocare il jolly, se tu potessi? Diciamo mi trovo bene sui punti, però quella un po' più decisiva sarà sicuramente la Carona, soprattutto stasera di nuovo. E allora, buon divertimento, e bocca al lupo anche a Nicola Ciampanelli che dà il 5, il pilota della carriera special car del suo navigatore Jacopo Innocenti, con la vettura numero 6. Caro Nicky, quel tuo navigatore, non ho sentito un applauso al tuo pilota valterinese, con il capolavoro, anzi, patrono della scuderia di Racing. Nicolas, una bellissima Coppa Valtellina per te, anche quest'anno ti sei confermato ad alti livelli. Sì, dai, diciamo che ho convinto, quest'anno erano lì, diciamo, i miei tempi, meno sfortune, avanti con una forte, sono contento. Sei trovato bene con la squadra di Balbo? Altro, la macchina perfetta, il navigatore, il nostro team, i miei amici, i familiari, gli sponsor. Allora, noi vi consegniamo la coppa dei quarti classificati, complimenti davvero a Nicola Saponelli, Jacopo Innocenti, squadra padre del team Valbosca. Ora andrete a posizionarvi ai piedi del podio, ai piedi del palco, sul podio, perché celebriamo il podio del trofeo delle province lombarde, nel quale voi vi siete classificati al terzo posto. Complimenti a Ciampanelli Innocenti, partiti con numero 6 sulla vettura, scudato ovviamente di Racing, Tommaso Pirelli, team Valbosca.